Con grande piacere che do il benvenuto in questa sala che è stata il refettorio del monastero di Santa Maria degli Angeli, un centro di cultura molto importante dal 300 al 500 e che ora è intitolata invece allo studioso dell'antichità Domenico Comparetti. E trasmetto insieme al mio saluto anche quello del presidente del centro di documentazione sull'alluvione di Firenze. Giorgio Valentino Federici, il professor Federici, che con rammarico purtroppo non ha potuto essere qui oggi. Ringrazio quindi, in primo luogo naturalmente i relatori, la professoressa Bianca, principale artefice di questa iniziativa, il professor De Luca, membri del comitato scientifico del CEDAF, la dottoressa Maraviglia, dirigente dell'area di valorizzazione del patrimonio culturale dell'università, cui fa riferimento il sistema bibliotecario di Ateneo e di cui fa parte il CEDAF. I colleghi del CEDAF, della Biblioteca Umanistica e del DILEF che hanno collaborato all'organizzazione e tutti voi, naturalmente, per la graditissima presenza. Il Centro di Documentazione sull'Alluvione di Firenze è stato istituito dall'Università nel novembre del 2017, in segno di continuità con il progetto Firenze 2016, per garantire una realtà di riferimento per lo studio e la memoria dell'alluvione, ma anche per diffondere la cultura della prevenzione. Il centro svolge la sua funzione essenzialmente attraverso un sito web che è un punto di raccordo tra la documentazione disponibile online, che intende incrementare, vari siti web e anche informazioni relative alla ricchissima documentazione cartacea, sempre naturalmente sul tema dell'alluvione di Firenze e sugli argomenti correlati. Però ha anche una sede fisica, una sala di consultazione a scaffale aperto, proprio qui all'interno della biblioteca umanistica. E poi è anche sede di tirocini, ne abbiamo tirocini curricolari, ne abbiamo uno proprio adesso, per la realizzazione di strumenti multimediali per la diffusione appunto della prevenzione, della cultura della prevenzione nelle scuole. E ha fra i suoi obiettivi anche l'organizzazione di incontri come quello di oggi. All'attività appunto del centro contribuiscono bibliotecari che provengono dalle cinque biblioteche d'area del nostro sistema bibliotecario: la biblioteca biomedica, la biblioteca di scienze, la biblioteca di scienze sociali, la biblioteca di scienze tecnologiche e la biblioteca umanistica. E il suo comitato scientifico, oltre ai quattro membri appartenenti all'università, al comitato partecipano ben 12 rappresentanti di importanti istituzioni fiorentine, che importanti per la città e molto collegate alla tematica delle alluvioni: la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, l'Archivio Storico del Comune, l'Archivio di Stato, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica e la Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio, l'Opificio delle Pietre Dure, l'Accademia delle Arti del Disegno, Harvard University Center, che sarebbe Villa Itatti, e poi le opere del Tempio Ebraico, di Santa Maria del Fiore, di Santa Croce, la Fondazione Scienze e Tecnica, e quindi diciamo, tutte queste istituzioni collaborano per la realizzazione di questi obiettivi. Quindi molteplicità di punti di vista e di ambiti disciplinari, collaborazione, sinergia. I principi su cui basa la sua organizzazione e la sua attività, il Centro di Documentazione sull'Alluvione di Firenze, sono perfettamente rispecchiati dall'incontro di oggi, in cui settori di ricerca diversi si confrontano nell'indagare una tematica ampia, complessa e anche di grande fascino, che le acque di Leonardo, che è già di per sé, diciamo, il paradigma della più vasta varietà di interessi, di conoscenze e di abilità. Quindi noi, diciamo, la tematica diciamo, di cui verremo ora appunto ad affrontare grazie agli interventi è strettamente connessa a quella del centro di documentazione. La forza distruttrice dell'acqua non è naturalmente sfuggita all'attenzione di Leonardo. Io vi leggo un attimo
Infra gli irriparabili e dannosi furori, certo la inondazione dei ruinosi fiumi deve essere preposta, mi sentite bene, a ogni altro orribile e spaventevole movimento, e non, come alcuno ha voluto, che lo incendio del fuoco superi essa inondazione. In contrario, trovo, imperò che il fuoco consuma chi lo nutrisce e si consuma insieme col nutrimento. Negli ultimi anni Leonardo rappresenterà con minuzia di particolari scientifici l'acqua come causa di fine del mondo nella serie di disegni sui diluvi. Ma già nel Codice Atlantico, da cui ho tratto anche la prima citazione, troviamo una descrizione della terribile forza dell'evento alluvionale, pur nella dichiarata, diciamo, difficoltà di esprimerla adeguatamente, risulta invece estremamente viva. Ma con quali vocaboli potrò io descrivere le nefande e spaventose inondazioni, contro le quali non vale alcuno umano riparo, ma con le gonfiate e superbe onde ruina gli alti monti, deripa la fortissima argine, disvelle radicate piante e con le rapaci onde intorbidate delle coltivate campagne, portando con seco le intollerabili fatiche di miseri e stanchi agricoltori, lascia le valli denudate e vili per la lasciata povertà. Ferite che non sono certo più rimarginabili, quando invece distruggono libri e documenti, preziosi testimoni e strumenti di conoscenza, o sfregiano le opere d'arte, quando le acque lasciano una città spogliata e immersa nel fianco, come Firenze può testimoniare. Dal 1519 al 2019 le alluvioni hanno segnato la storia dell'uomo e noi dobbiamo ricostruire questa storia e agire per ridurne le eventualità e i danni. Grazie.